Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video di nail art su Tip, come potete vedere, e andremo a realizzare un cagnolino che sarebbe la razza Yorkshire, che c'è anche il fiocchetto. E ci serviranno proprio tre colori e basta, perché è tipo stilizzato, diciamo così. Quindi i colori che ci serviranno sono nero e bianco, quindi Poison Black e Pearl White, ve li faccio vedere. Ecco, Poison Black, che è il Fast F16, non ve li faccio vedere mai perché tanto lo sapete quali sono, insomma nero e bianco, inutile. Pearl White è questo, che è il Fast F01, e poi Poetico, che è il C104, che è questo grigio, che ci servirà per fare le sfumature. Ovviamente ci servirà anche il lucido Ultra Gloss per fare la sfumatura. In più il gel colla per andare ad apposizionare poi nel fiocco sia le microperle che i strassini. E adesso vado a preparare la tip, quindi ci vediamo dopo e quindi vi lascio il video di questo tutorial. Allora, eccomi qua, la matita non ci servirà, io vado a creare la nail art direttamente con i gel, perché insomma è tutto fatto in modo stilizzato, poi comunque lo vedrete, spero che mi viene carino. Allora io vado a prendere adesso il dotter, questo qui, vado a prendere questa punta qua che è un po' più piccolina, più fina, e vado a creare intanto i due occhietti e il nasino. Scusatemi, poi mi sono scordata di dirvi che ho preso sia il liner che il superfine come pennelli che andremo a utilizzare. Infatti adesso vi vado a prendere il superfine e vado a fare intanto il contorno qua, nella parte degli occhi e la bocca. Comunque ragazzi, adesso non vi parlo più finché non andremo a fare insomma il fiocchetto, così dopo vi spiego perché tanto andiamo a fare tutte, faccio proprio step by step, andiamo a fare tutte le rifiniture insomma dalla parte del viso all'inizio, le orecchie, la codina sopra dei capelli, diciamo così, che tiene il fioco, e poi il corpicino, quindi sono le stesse cose, l'importante è che vedete come fare insomma. Ok, dopo aver fatto questo io prendo il liner e vado a colorare la parte interna del fiocco, solo il fiocchetto, non il pannino rimane bianco.
sempre con la punta, con la pallina fina, e andiamo a fare il riflesso negli occhietti e nel nasino. Ok, ecco qua. Adesso invece andiamo a fare il passaggio di prendere il poetico, il grigio, e andiamo a fare qualche sfumatura un po' dappertutto. Poi ci aiutiamo con il lucido Ultra Gloss come sempre. Adesso invece con il bianco e il super fine sempre andiamo a fare qualche punto luce, ma pochino da qualche altra parte. Poi adesso come ultimo passaggio andiamo a prendere il gel colla, vado a prendere il dotter e vado a prendere le microperle. Ovviamente queste qui argentate, se riesco ad aprirle forse, siamo fatta sì. Allora, prendo il mio gel colla con il dotter e lo vado ad applicare su tutta la parte del fiocco. Poi vado a prendere un po' di microperle e le vado a mettere nel fiocco. Dopo aver messo le microperle, vado a queste adesso le levo che non servono più. Vado a prendere uno strassino nero di questi qua. E aspettate, e vado a prendere uno piccolino e lo vado a mettere qui, e poi ne prendo un argentato piccolino, lo vado a mettere su questa parte qui nera, uno qua e uno qua. Eccomi qua ragazzi, allora questo qui è il cagnolino Yorkshire, a me piace moltissimo come è venuto e ho messo qui, vedete, il fiocchetto con le piccole perle brillantini, anche se non luccica, non me ne frega perché comunque l'ho fatto opaco, le potevo lasciare così proprio, pure a me si staccavano, almeno col sigillo, col lucido è più sicuro. Comunque questo qui è il cagnolino, molto molto carino, quasi annidite, non so come farvelo vedere un po', forse un po' così. Eccolo qua, mi piace veramente tanto, è carino, quindi è stilizzato, diciamo, eccolo qua, questo è lo Yorkshire, il cagnolino, col fiocchettino che tiene i capelli sopra, qua le orecchiette, no vabbè, carino. Cosa ne dite? Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, sotto il video se volete commentatemi, e noi niente ragazzi, credo che il prossimo video sarà il video del giorno del mio matrimonio, non lo so, poi vediamo. E niente, se siete arrivati fino a qui, mettete l'emoji del cagnolino nei commenti, di un cagnolino, quello che volete ovviamente, così capisco che siete arrivati fino a qui a vedere tutto il video. Io niente, vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!